I dati sono importanti da questo punto di vista, infatti leggiamo che cittadini stranieri regolarmente presenti sul suolo italiano sono 5 milioni e 364 mila. Questa è la stima. I residenti poi sono 4 milioni 922 mila 085 con un'incidenza di 8,1%, una distribuzione territoriale nord 60,1%, il centro 25,4% e il sud 14,6%. Quindi c'è praticamente una svariatissima collocazione numerica. Esatto, il nord rimane comunque la prima zona territoriale di inserimento, è ovvio anche per le opportunità di lavoro che incontrano poi chi arriva in Italia. Il centro comunque mantiene, soprattutto nel Lazio e soprattutto con Roma, un polo di catalizzazione fondamentale. Il sud stenta ancora un po' a prevedere una grande presenza migrante, anche se la troviamo principalmente in agricoltura, principalmente nelle campagne, poi, dove le condizioni risultano anche difficili, sia per l'inserimento sia poi anche per le condizioni lavorative, molto spesso. Ecco, si parla sempre più spesso degli arrivi, questo è il fenomeno che purtroppo costantemente, però ecco, la maggior parte di questi sono solamente di passaggio, tant'è vero che i numeri lo indicano. Secondo lei perché? Beh, diciamo che la conoscenza del sistema Europa per i migranti non è nuova, quindi molto probabilmente hanno come idea quella di transitarle per le prime regioni di approccio facili, diciamo, anche a livello geografico, per poi andare verso quei paesi che promettono, sia a livello di occupazione che di welfare, una maggiore stabilità. Nord Europa, Germania, Regno Unito, diventa più semplice anche per loro, anche magari ricongiungersi con chi è arrivato prima di loro e dove le politiche di asilo, per esempio, perché la maggior parte poi, lo possiamo dire, insomma, sono richiedenti asilo, hanno magari i propri familiari che sono venuti prima di loro. Perché forse l'Italia è meno recettiva, ecco, rispetto alla Germania? Diciamo che a livello di politiche d'asilo ancora stentiamo un po'. Non abbiamo un codice unico, le leggi sono ancora frammentate e anche il sistema di accoglienza, anche se comunque lo dobbiamo dire, insomma, il flusso è stato importante nell'ultimo periodo, fa ancora fatica a determinare delle condizioni di accoglienza in linea con quelli che sono poi gli standard di altri paesi europei.